detto vecchio, com'è possibile che il canone... Il canone io adesso pago quello del contratto in essere, ovvio. Cioè lei ha detto che non ha voluto sottoscrivere il nuovo contratto d'affitto? È quello che mi proponevano con il nuovo contratto di affitto. E nel nuovo contratto di affitto c'è scritto che tutte le spese straordinarie e ordinarie sono a carico del locatore, quindi a carico mio. Si parla che il deposito cauzionale non è fruttifero. No, invece per gli ordinari mi sembra che il deposito cauzionale in base agli aumenti è chiaro, perfetto. La norma di legge prevede solo le ordinarie, solo salvo diverso accordo scritto, perfetto. Cioè in quel caso sarebbe stato insomma forzato ma legale, insomma, ecco, perfetto. Molto legale non so, perché le spese no perché l'avvocato mi precisava che non è che la pago io. No, le spiego, l'avvocato mi precisava che infatti io mi sono subito rivolto all'avvocato qui presente, l'avvocato Baudino, che è presente in studio, mi diceva proprio, io chiedevo appunto se, perché mi sembra che il locatario debba pagare le spese ordinarie ma non straordinarie dell'immobile, certo. Però salvo accordo, salvo diverso accordo scritto, perciò essendoci poi un contratto di quel tipo che è stato sottoposto, sicuramente l'accordo ci sarebbe stato se l'avesse firmato, perciò a questo punto legalmente magari un po' forzato, forse magari eticamente non corretto, io potrei, quello è un fatto soggettivo poi chiaramente, però sicuramente legale comunque continuiamo. Niente, tutto questo, cioè parlano addirittura che poi non si capisce bene, non hanno dato le tabelle millesimali, mi dicono io non sono a conoscenza. Qui arriva il canone da pagare del condominio e non sappiamo quali sono le spese, i millesimi, non sappiamo nulla, non sappiamo qual è il regolamento di condominio. E a parte tutto quello che ha detto Rasile, che è vero che qui sta decadendo tutto a pezzi. Però mi sembra che ci sia un amministratore, se non sbaglio adesso. Sì, c'è un amministratore messo lì dalla vice pro tempore, non si sa perché è stato scelto questo amministratore. Quindi... Però lei mi dice che arriva il canone di condominio, tutto quanto, e lei non si sa. No, io il canone di condominio lo devo pagare al proprietario, non devo pagarlo al condominio direttamente, a meno che non ci sia un accordo tra me e il proprietario. Questo accordo non c'è. A me non mi è stato comunicato che il mio appartamento è di proprietà di Introitto Gestione Immobiliare solo dopo che io non ho fatto richiesta tramite l'avvocato per sapere chi era il proprietario. Adesso mi arrivano le richieste di pagamento delle spese condominiali direttamente dal condominio senza che io ne abbia avuta lettera dall'Introitto Gestione Immobiliare, il quale mi dice guarda le spese che sono in tua competenza pagale direttamente al condominio. Allora, se il signor Mucci si rifiuta di pagare, che succede? No, io non mi rifiuto di pagare, io pago quello che mi spetta di pagare. No, io sto chiedendo all'avvocato, visto che non dovrebbe pagare, visto che dovrebbe pagare il proprietario e non al condominio. No, ma io ho decurtato quelle che sono le spese di competenza del proprietario, ho pagato il condominio perché io non voglio essere in difetto, certo. Ho pagato il condominio per quanto riguarda la mia parte. Però voglio sempre conoscere le spese perché è un mio diritto. Specialmente diciamo degli eventuali interventi. Sembra logico che non mi sembra. Invece se per esempio c'è qualche intervento da parte amministratore, lei non conosce le spese, non vengono documentate? No, assolutamente. Come possiamo? Arrivano questi dettagli perché certo che pagavo solo le spese condominiali dietro un dettaglio. Però questa è una cosa, signor Mucci, io penso che questa sia una cosa che lei debba pretendere dall'amministratore, altrimenti si può rifiutare praticamente di pagare. Deve partire nuovamente dall'avvocato, perché il dettaglio che mi arriva è veramente un dedalo, bisogna per capirlo ci vorrebbe altro che Einstein. Sì, però se lei non ha una documentazione trasparente di quelle che sono le spese eventualmente, lei può rifiutarsi tranquillamente di pagare, perché no, io lo pago, però dopo andiamo in causa, vediamo. Scusa, perché le paga se lei però non c'è una trasparenza? Beh, perché non voglio trovarmi in difetto. Ma non è un difetto, perché lei se c'è l'obbligo da parte amministratore di... Esiste un principio che è quello del... non adempiere in caso sia inadempiente l'altra parte, è un principio di sospendere ogni pagamento nel caso l'altra parte non adempia a sua volta alle prestazioni che sono loro dovute. Perciò diciamo implicitamente l'avvocato Baudino le sta consigliando di non pagare se non c'è una trasparenza. Poi mi atterrò al suo consiglio finché non me ne andranno le spese dettagliate.
Va benissimo. Sicuramente. Io la ringrazio tantissimo per il suo intervento, signor Mucci. Io sono avvelenato, questa è una parola dolce, perché dovevi dire qualcosa che non è riferibile alla radio, insomma. Perfetto. Avrei voluto comprare anch'io. La ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Avvocato Bodino, com'è possibile che un amministratore non documenti le spese? Cioè, adesso sembra, io adesso non conosco i fatti in te, ma mi sembra sorprendente, insomma, è uno dei principali doveri dell'amministratore, ovviamente, di giustificare ogni tipo di spesa. Cioè, di fronte a ciò che è emerso, alla fine, ma questo deriva dal fatto che il regolamento di condominio e le tabelle millesimali non funzionano. E allora l'amministratore si trova in difficoltà a fare le ripartizioni, la dimostrazione delle giuste imputazioni e compagnia bella, e questo è una conseguenza del fatto della compravendita, perché la compravendita è avvenuta in assenza delle giuste assistenze, certo, che dovevano essere fatte dalle persone che avevano detto che erano, allora, i nostri mandatari. Siamo quasi in chiusura, quello voglio dire, allora, una cosa importante: un amministratore si trova in difficoltà. E diciamo che io, di fronte a questa vicenda, adesso tra l'altro molto ingarbugliata, mi sembra quasi di essere in un altro paese, cioè addirittura in un paese non regolamentato in fondo dalle leggi di Stato, appunto, che in qualche modo regolamentano quello che è un paese civile. A parte, giusto, in Cina c'è il codice penale, che è un segreto di Stato, però mi sembra che in Italia le leggi devono essere trasparenti, insomma, ecco. Dovrebbero essere trasparenti, ma da questo vicolo cieco, perché lo vedo come un vicolo cieco, peraltro una situazione diciamo in qualche modo degenerante, sicuramente non quasi irreversibile, direi, cioè non voglio usare dei termini magari in qualche modo catastrofici, forse, però diciamo, però la vedo, cioè, a giudicare da quello che vedo dall'esterno, la vedo una situazione magari forse diciamo sul filo del lecito, però magari forse in qualche modo che è stata incanalata su dei binari che poi alla fine sono andati hanno si fatto si arrabatta, diciamo, hanno fatto camminare, insomma, la vicenda, diciamo, in qualche modo con delle coperture però insicuramente legali, poi alla fine. Ma le dico subito che le persone che si sono arrogate il diritto di fare queste operazioni, di essere loro gli attori, non erano professionalmente adeguate a fare un'operazione così complessa, perché qui si parla di qualcosa di centinaia di miliardi di lire, vecchie lire, vecchio, certo, stampo, e manovrare 100 miliardi di lire vecchio stampo non ci possono essere quelli lì che fanno sì a noi, quindi da sì, comunque adesso a parte... No, queste sono le conseguenze. Infatti, per la conclusione di questa faccenda qua, quindi molte persone si arrogano di sapere tutto e non, certo, sanno tutto, quindi tutte queste cose poi vengono, diciamo, al pettine. Quindi per la conclusione di questa trasmissione, qui non è che sono venuto per fare rivangare il passato o meno, ma è solo un invito per tutte le persone che hanno partecipato a questa operazione, che, sì, sono le organizzazioni sindacali, i notai, la proprietà, la Tintoretto e compagnia bella, che si uniscono insieme per risolvere questi problemi gravi che ci abbiamo noi, che sono praticamente di vitalissima importanza. Però a questo punto sono fuori dalla vicenda ormai. No, sono fuori dalla vicenda, perché c'è un particolare che nell'articolo di Rogito, in cui per tutto il 2007, sì, la proprietà ha la possibilità, la proprietà sarebbe ancora Tintoretto Gestione Immobiliari, ha la possibilità di fare un regolamento di condominio, di modificare il regolamento, sì, di condominio laove necessita. Ha la possibilità, però, se vuole, altrimenti se non vuole, è anche la possibilità. Quindi noi chiediamo che se ci desse questa mano per poter fare sì che il condominio funzioni, non per darci chissà cosa, ma che ci desse la possibilità di far funzionare tutto il condominio. Ma diciamo che non basta pure, ma devono rispettare gli accordi, gli impegni che avete assunto. E gli impegni che ci riferiamo a tutti i lavori che ci devono essere fatti. Questi sono impegni che sono stati presi. Sono scritti, assunti, impegni documentati e si stanno rifiutando di... Non hanno fatti fino adesso. Adesso non hanno fatto niente.
E cosa è quello che hanno fatto è stato fatto per distruggere i terrazzi, perché praticamente l'impermeabilizzazione che è stata fatta da terrazzo l'hanno trasformato in lastro. Perché gli impegni presi sono una cosa, il fatto di dare una mano, come dice appunto il signor Campolo, penso che sia, no, penso che dopo un giudizio, tra l'altro sicuramente positivo.